Ben arrivati amici di Zoom. Il management della Fondazione Tommaso Campanella di Catanzaro, la Fondazione per la Ricerca e Cura dei Tumori, il centro oncologico di eccellenza che conosciamo, ha diramato ieri un comunicato stampa clamoroso. Ecco quello che scrive. Il management della Fondazione Tommaso Campanella ha deliberato il blocco dei ricoveri di nuovi pazienti a far data dal prossimo 26 settembre 2013, il blocco delle prestazioni ambulatoriali a far data dal 30 settembre 2013, l'avvio delle procedure di trasferimento dei malati attualmente in carico alla Fondazione, l'avvio della procedura di licenziamento del personale della Fondazione Campanella. Tale sospensione dell'attività permarrà sino alla risoluzione dei problemi evidenziati. Questo è quello che ha scritto il management della Fondazione Campanella, il comunicato stampa diramato. Ci sono arrivate telefonate in redazione, in questo momento i dipendenti sono a livello 6 dove c'è il rettorato, vogliono parlare con il rettore, momentaneamente non li ha ricevuti, ma sembra che stia per far entrare una delegazione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Siamo al sesto livello, qui c'è il rettorato e la direzione amministrativa. Il rettore là. Come? Sigillato là dentro. È chiuso? In che senso è sigillato? Perché ha chiamato prima, quando siamo arrivati noi, ha chiamato prima quelli della protezione civile, no? Quelli le guardie che sono sotto. Fanno servizio sotto. Bene, poi ha chiamato i carabinieri, poi alla fine stanno dicendo che ci sono due della scientifica. Cioè ha chiamato l'inferno, perché non so perché. Comunque ha ricevuto due di noi. Ha ricevuto? Due le persone. Quindi due di voi sono dentro? Sono dentro, sì. Che sta succedendo? Penso che vogliono chiudere il reparto. Sì, vabbè, c'è la nota che è uscita ieri con la chiusura del reparto e via dicendo. Infatti, io vengo da Cosenza, c'è mia cognata che è stata operata qui. Quindi lei è un parente di un paziente? Un parente di un paziente. Credo che questo reparto non deve venire ad essere chiuso, perché noi abbiamo anche dei disagi già in Calabria a livello nella nostra provincia di Cosenza. Veniamo qui a Catanzaro, questo è un centro oncologico molto famoso nel sud, e penso che il reparto non deve essere chiuso, perché poi i disagi dei pendolari nostri calabresi ad andare in altre regioni a curarsi, vedo che c'è il professore qui che è una persona molto squisita e opera alla grande, ci sono dei ragazzi che stanno imparando questo mestiere, credo che assolutamente non deve essere chiuso, anche per non creare i disagi che abbiamo noi nella nostra regione Calabria, alle nostre famiglie, perché devono affrontare dei viaggi e andare fuori Roma, cose nonostante i disagi economici che ci abbiamo. Quindi faccio la mia testimonianza su questo. È una grande testimonianza, perché è detto da un paziente, un parente, quindi è giusto. Vediamo chi voleva parlare. Vediamo chi è. Vediamo qualcuno di voi che vuole parlare. Chi è? Il parente di un paziente, dov'è? Possiamo? Lei è parente di un paziente? Per solidarietà, appunto, appoggio tutti loro e quindi... Perché lei si è trovato bene. Mi sono trovato benissimo, sì. Ha trovato professionalità? Altamente. Sì, sì. E da dove viene? Rocca di Neto. Dalla provincia di Crotone viene qui? Sì, sì, sì. Altrimenti dove sarebbe dovuto andare? In Alta Italia, sicuramente. Perché... Se no non... Vediamo un po' che cosa stanno dicendo qui. Vediamo che sta... Che... Voglio essere ripresa, vi chiedo scusa. Sì, vabbè, no, per sapere che sta succedendo. Lei era... Stiamo attendendo perché c'è un incontro adesso dal rettore. Sono entrati due dipendenti. Noi ieri abbiamo appreso dell'avvio delle procedure di licenziamento. Sì, ha fatto questo comunicato stampa in cui diceva in pratica. Vorremmo avere ulteriori informazioni dai soci fondatori. Siamo qui dal rettore che
Voi non avevate sentore di quello che poi veniva pubblicato? Nessuno ci ha mai ascoltato. Nessuno ci ha mai ascoltato. Noi abbiamo fatto miliardi di manifestazioni sotto i palazzi catanzaresi, qui al rettorato, ci hanno sempre detto che la soluzione c'era, l'avevano trovata, stanno lavorando per noi. 35 posti accreditati dalla regione, se ne è parlato. Ma ancora non sappiamo se è realmente accreditata la campanella. Entro il 30 devono essere svolte le prescrizioni che ha sollevato la commissione di Crotone, quindi bisogna dare esecuzione alle prescrizioni sollevate da Crotone. E quindi come... Poi c'è quest'altro disegno di apertura di un centro oncologico in una provincia limitrofa, quindi non ci sono i soldi, quindi ci sono i soldi per chiudere la fondazione e poi paradossalmente ci sono per... Un nuovo accredito per, parliamoci chiaro, per la provincia di Crotone. La vediamo alla fine, alla nostra fine, perché fino adesso, fino ad oggi, il presidente Scopelliti ha detto che voleva salvare i posti dei lavoratori, tenere i livelli occupazionali della Fondazione Campanella. Ad oggi invece ci troviamo tutti, 268 persone licenziati e senza stipendio da 4 mesi. Io vorrei vedere il presidente Scopelliti senza stipendio a dar da mangiare famiglia e figli 4 mesi. Voglio vedere lui. Adesso lui deve venire qua da noi e darci spiegazioni. C'ho sempre garantito il posto di lavoro. Negli incontri lui comunque. Voglio salvare la Fondazione Campanella. E questo è il risultato. Ci ha salvati. Tutti e 268 a casa. Non so se nel comunicato stampa è anche uscito che sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo. Allora, io l'ho già detto prima, vediamo se riesco a leggere con la luce. Eh sì, che sono state avviate, certo. Quindi per entro giorno, vediamo chi, tale sospensione della attività permarrà sino alla risoluzione dei problemi. Delle procedure di licenziamento. È un atto dovuto, sì. Proprio per non allora io voglio dire solo una cosa ragazzi. Diciamo tutti grazie Scopelliti che ci hai lasciato a casa, grazie, la prossima volta vieni a chiedere voti. Brava, vieni che ti stiamo aspettando. Se hai il coraggio deve presentarsi qua da noi. Se ne ha il coraggio, oggi stesso, ma non penso proprio. Con sincerità, voi hanno aperto? No, c'era per la stampa? No? Perché mi avevano promesso che saremmo... Un attimo solo. Dobbiamo... Si può, il rettore c'era? Dovevamo entrare... Voglio chiedervi una cosa con sincerità, perché qui diventa capo espiatorio Scopelliti, per carità, io non taglio nulla, mando in onda tutto, però sembra che sia solo lui, la colpa sia solo... I soci fondatori qua sono due, al 50%, uno mette i fondi e uno mette le strutture, quindi cioè, le colpe ce l'hanno entrambi, in primis la regione insieme al rettorato. Cioè, io vorrei taglio dei 115 posti letto della Campanella, il progetto IRCS, il progetto centro oncologico regionale, il taglio da 115 a 35 posti letto, non penso che l'abbia deciso solo il presidente Scopelliti, primo. Quindi anche in questo noi vorremmo risposte. E alla luce del decreto in cui il dottor D'Elia dice che non ci devono essere commistioni con l'azienda ospedaliera Mater Domini e gli universitari, il rettore che vuole fare? Vuole recedere? Perché non penso che terrà le strutture con le apparecchiature e un personale senza i primari. Che vuole fare? Vorremmo avere anche questo tipo di risposte. Noi non sappiamo chi sia il primo responsabile, una classifica di responsabilità, non la vogliamo neanche fare. Noi sappiamo solo che abbiamo avuto il preavviso di licenziamento, che sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo. Questa è l'unica realtà, trasferimento dei pazienti a decorrenza immediata, blocco delle attività dei ricoveri da stamattina, blocco dell'attività ambulatoriale a partire dal 30, questo è quello che si può leggere su qualunque testata stamattina. Noi non vogliamo un colpevole per forza, ma qualcuno che ci dia delle risposte, sicuramente.
poi non c'è nessuna veicolazione per qualcuno dei 200 dipendenti, non è che qualcuno può essere sistemato, qualcuno è stato fatto, non esiste. A mio avviso hanno creato una rottura tra il personale, facendo uscire questa pseudolista di 60 dipendenti che si sarebbero salvati, ma è messo in gioco tutta la fondazione, tutto il personale, quindi pensavano di creare... Questi nominativi non si sanno, questa lista non esiste. Ma non è stata data una lista nominativa alla commissione accreditamento, perché volevano ovviamente dei nomi per accreditare i 35 posti letto, ma sappiamo bene che per fare una lista di dipendenti che dovevano eventualmente restare su 35 posti letto devono essere concordati e concertati con i sindacati seguendo dei criteri di legge. E gli altri rischiano il licenziamento. Certo, altrimenti come escono fuori questi nomi? No? Infatti. C'era anche da dire che circolava voce, non so se sia fondata o meno, mi auguro di no, che si voglia procedere alla chiusura di questo tipo di fondazione Campanella per riaprire un nuovo ente con i dipendenti a loro piacimento, per cui non mi sembra nemmeno un procedimento corretto questo. Si rifà un errore. La lista non poteva essere attendibile, quindi non poteva, per un sacco di problemi, vuoi sindacali, vuoi di priorità, di caratteristiche che ogni dipendente deve avere. Si dice pure che vogliono chiudere Fondazione Campanella così come è adesso, quindi liquidarla completamente, per poi riaprire come ex novo, come ente ex novo, anche con altro nominativo, questo non un'altra ragione sociale, per assumere poi chi vogliono loro a piacimento. Questo non è nemmeno giusto. Chi vuole parlare? Una paziente. No, però lei è un parente di un paziente? Sono il marito di una paziente. E come si è trovato qui? Come vede questa protesta? Allora, io mi sono trovato qui, ma anche altrove. E come mi sono trovato qui? Non mi sono trovato altrove. Nel senso che qui mi sono trovato non solo bene, ma benissimo, è a casa mia, dentro, nella mia terra. Lei di dov'è? Io sono di Paola, in provincia di Cosenza, quindi due passi. Insomma, due passi, deve fare questo. Figuriamoci se dovesse... Si arriva qua. Già questa mattina abbiamo provveduto a scrivere al signor Presidente della Repubblica, a iniziare a raccogliere le firme. Ma sono da sopra, sono sceso sotto, perché il rettore dice che si è barricato. Io non capisco una persona alla quale svuotano proprio la propria casa, si chiude dentro casa per fare cosa? Allora, a questa mancanza penso che sia opportuno che la Calabria, i calabresi, tutti i calabresi debbano insorgere, se no dobbiamo pigliare il treno e andare a Milano. Ma non già c'è. Non è una cosa, poi dite, non è una cosa riservata ai dipendenti o ai malati, perché questa è una cosa che riguarda tutta la Calabria. Le altre regioni non ci accettano perché sanno che la regione Calabria non paga. Quindi dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? È possibile entrare? Grazie. Vediamo, ci fanno entrare, vediamo. Grazie. Sì, ok. Salve, salve, la disturbiamo, rettore. Sì, sì. Venga, c'è anche il presidente della fondazione. Falsea, vieni di qua. Dottor Falsea, c'è anche, c'è stata la riunione con i dipendenti? Con una presa, ci spostiamo, sì. Sì. Magnifico, grazie, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Scusi, a poca, ma ecco qui. C'è stata la riunione con i dipendenti, vediamo poi che cosa. E noi pensiamo che la situazione della Fondazione Campanella sia una situazione di grande pericolo, perché gli atti che la Regione ha compiuto in questi ultimi settimane direi mettono in grave pericolo la Fondazione Campanella, perché l'ultimo decreto del commissariato dice che la Campanella non può più svolgere attività di ricerca e non può più avere un'interazione col sistema universitario. Questo naturalmente mette anche in pericolo l'esistenza stessa della Campanella in questa struttura. Questa è una struttura universitaria, se veramente la Campanella non può più fare ricerca e non ha più interazione col sistema universitario, anche i professori universitari che oggi rappresentano la grande prevalenza dei medici della Campanella non potranno più lavorare nella Campanella stessa. Quindi il sistema Campanella è messo in pericolo. È necessario che su questo la Regione faccia chiarezza, dica chiaramente qual è il destino della Campanella, cosa bisogna fare intanto per cercare di garantire al personale quei posti di lavoro che la Regione ha sempre detto, su cui si è impegnata e che ha sempre detto di voler garantire, e poi anche per decidere il destino di questa fondazione che ormai esiste da tanti anni, che ha sempre fatto il
la propria attività con dignità e impegno. Tutti i medici hanno svolto all'interno della Campanella, i nostri professori, tanto lavoro in favore degli ammalati di cancro. Comunque siamo a un momento di svolta. Adesso i giorni rimasti sono davvero pochi. È importante in questi giorni prendere una posizione chiara e soprattutto definitiva su quello che è il destino della Fondazione Campanella, del suo personale e anche il destino della interazione tra la Fondazione e l'Università. Se questa interazione cessa, è chiaro che anche la Fondazione Campanella non potrà più stare dentro l'Università, certo non per colpa nostra, ma per colpa della Regione che ha cancellato la parola ricerca dalla Fondazione e ha cancellato la parola interazione con l'Università. A questo punto aspettiamo soltanto che la Regione assuma una posizione chiara, definitiva, in favore della Fondazione e del personale che con tanto impegno e con tanto sacrificio in questi anni ha svolto la sua attività in favore degli ammalati di cancro. Avete gettato la spugna con questo comunicato? Abbiamo gettato la spugna assolutamente, tra l'altro sono dei provvedimenti proprio espressamente presi sino a che non si risolve la situazione, è detto espressamente, sono gli atti dovuti però, perché la situazione è veramente tragica, la situazione della Fondazione Campanella, al di là dei 2,5 milioni che ancora non sono arrivati, perché poi spesso arriva sui giornali la notizia e arrivano soldi alla Fondazione, ma poi concretamente tardano sempre ad arrivare. Al di là dei 2,5 milioni c'è un debito pregresso che va aggredito, sistemato, perché se no rende impossibile per noi assicurare ai malati un approvvigionamento dei farmaci con continuità. E poi c'è la situazione del personale che è esasperato. Parlano di 4 mesi di stipendio. 4 mesi di stipendio, molti di loro sono veramente in una situazione di grave difficoltà. In questo chiedere un impegno molto delicato, quale è quello che si chiede a chi lavora con pazienti oncologici, diventa veramente difficile, perché io mi rendo conto che poi nell'esasperazione non si riesce. E allora a discernere per la salvaguardia, io basta una cosa molto banale, da me venivano sempre i parenti dei pazienti a complimentarsi di come il personale era garbato, educato, umano, e questo non succede più nell'ultimo periodo, perché mi rendo conto che ci sono degli animi esacerbati, non è facile nemmeno mantenere la calma, quella pazienza che occorre per fare questo lavoro. E per cui questo è un provvedimento, questa sospensione, che ovviamente sarà fatta nelle modalità per dare il minore disagio possibile all'utenza, è proprio a salvaguardia dei malati, proprio per evitare il rischio che manchi un farmaco oncologico che è un farmaco salvavita. Io non me la sento di rischiare ancora e fare rischiare tutti coloro che operano nella Fondazione. Mi consente ancora una battuta, voglio dire che io e il sindaco abbiamo sollecitato il prefetto, che è stato molto, di cui lo ringraziamo per la sensibilità dimostrata, per ottenere un incontro al massimo livello. Questo incontro il prefetto l'ha già organizzato, me l'ho comunicato pochi minuti fa, e sarà tenuto in prefettura il prossimo martedì alle ore 16. È un incontro decisivo ai massimi livelli per cercare di portare una parola di chiarezza definitiva sulla situazione della Campanella. Ci auguriamo che da questo incontro possa uscire finalmente una parola chiara. Massimi livelli si riferisce al governatore, chiaramente. Il governatore, suppongo anche i subcommissari, il sindaco della città, ci siamo noi, ci saranno il presidente Falsea, tutte le istituzioni coinvolte nella fondazione, nel problema della Fondazione Campanella. Certo che riunioni in questi mesi se ne sono fatte tante. Riunioni se ne sono fatte tante, molte sono andate, come dire, senza prodotto, molte non hanno avuto prodotti, in qualche occasione c'è qualche speranza si è aperta. Adesso puntiamo tutto su questa ultima riunione organizzata dal nuovo prefetto. Speriamo che questa riunione e l'ultimo tavolo che possiamo fare possa servire a portare un po' di chiarezza sulla situazione della Campanella. Noi ce lo auguriamo di cuore. La data? Martedì prossimo alle ore 16 in prefettura. Buon lavoro, speriamo bene, speriamo bene. Grazie. Grazie, gentilissimo, buon lavoro, perché questa è una situazione veramente delicata, non è giusto. Bisogna dare anche un po' di speranza. Anche al personale, dare speranza, perché non è giusto. Malati, ci sono molte professionalità, no, io ho incontrato parenti. Molti giovani, insomma, con impegni anche che hanno bisogno, insomma, bisogna essere molto sensibili, insomma, giustamente. Noi che abbiamo uno stipendio dobbiamo preoccuparci anche di chi non ce l'ha o di chi lo potrebbe perdere, e questo mi sembra un dovere a cui noi non ci sottraiamo. Buon lavoro allora, speriamo bene. Buon lavoro, grazie.
Io più che dire direttamente che la nostra morte è cominciata con i 35 posti letto, e che comunque è pazzesco poter pensare che esiste un decreto che dice 35 posti letto restano e contestualmente le altre unità operative vanno, no? Cioè, non è pensabile che tu realizzi il decreto a metà. 35, dico che da oggi 35 posti letto sono realmente effettivi per la fondazione, non penso che contestualmente devo far transitare le altre unità operative, perché a questo punto vado solo a menomare la struttura sotto ogni profilo. Cioè non può esistere un decreto che funziona a metà. È chiaro che avrebbero creato un disagio, ma questo bisognava pensarci prima, insomma. Questo è quello che volevano fare. Io, scusa, lei ha partecipato alla riunione del correttore? Sì. Quindi il risultato qual è? A noi ha detto, non vuole dirlo al microfono? Se mi spegne il microfono parliamo di quello che vuole, perché voglio capire che cosa mi deve chiedere. Guardi, io non vorrei, adesso chiedo, voi chiedo, siete in una situazione particolare, però lei pensi che è un servizio, guardi, che noi stiamo facendo, guardi, per voi, capisco, non certo personalmente. Allora, io capisco tutto e sono d'accordo su tutto, che è un servizio che si fa per tutti quanti, però se permette, visto e considerato che io stamattina apprendo dalla prima pagina dei giornali che sono licenziato, no? Allora vorrei comunque capire se ci stanno delle cose che camminano in un certo modo, perché le notizie devono andare in una certa direzione. Negli ultimi 15 giorni, forse 20, lei mi dica quante volte è stato scritto che eravamo salvi, che era tutto risolto, che si faceva. Allora, dobbiamo capire un attimino anche che tipo di notizie vogliamo dare. Chi le scrive e cosa viene... scrive. Sì, ma anche chi le dice, le posso dire quante volte sono stato tagliato dalle interviste e quant'altro, le posso garantire che mi hanno tagliato il meglio. Non tutti Quindi non voglio... No, però... Però, scusate, per controbattere, per dire anche la mia, non tutti i poli oncologici sono gli stessi, perdonatemi, non tutti i dottori sono gli stessi, quindi la categoria giornalistica può avere qualcuno che la pensa in un modo, no, tutti gli stessi no, lei dice, sotto, ah no, non è vero. Adesso a me non interessa quale giornale, però comunque per rispettare... Lo sto dicendo, se lei aspetta, se lei mi dice cosa mi vuol dire... No, io le volevo chiedere soltanto, a noi il rettore ha detto l'ultimo passo sarà, perché siamo andati dal prefetto e via dicendo, l'ultimo passo sarà l'incontro ad alti livelli martedì 16. Da quell'incontro martedì alle 16. Quindi da quell'incontro è un eufemismo, si uscirà o vivi o morti, nel senso non letterale del termine. Io volevo vedere se voi avete avuto la stessa impressione, se martedì ci sarà questo risultato finale oppure come al solito. Allora, se vuole la mia impressione, a microfono spento, sarà l'ennesima riunione dalla quale si stabilirà cosa si farà da qui a 20 giorni. Quindi non avete fiducia di questo. E come si fa? Ne hanno fatto 25 tavoli. Ma lei mi dica, allora, questa vicenda è vecchia almeno 2 anni, no? E sicuramente almeno uno da quando questa legge è stata licenziata dal Consiglio regionale. Me ne puoi abbassare sta cosa, per favore? Bravo. Fammi una cortesia. Allora, facciamo una cosa. Fammi una cortesia, puoi parlare da giornalista, sì. Parliamo da giornalisti, sì. Ma lei mi abbassa. Sì, siccome... Io non voglio parlare. No, sicuramente... Parliamo. Penso di essere stato... Ma posso dire una cosa? Perché io devo avere rispetto anche per i miei telespettatori. Allora. Chiudo. No, è un attimo, e poi parliamo, non vada via. Rispetto anche lei... Allora... Anche se noi non siamo un giornale, non scriviamo, noi abbiamo bisogno di un documento visivo, perché poi comunque stacchiamo e poi magari io riferirò quello che ho ascoltato qui dai signori. Grazie. Avete sentito, noi in modo garbato comunque abbiamo chiuso le telecamere, è inutile stare a ricordare che bisogna vedere che tipo di informazione è stata mandata, con chi ce l'hanno, perché, chi ha detto cosa, comunque ci è stato riferito che tutte le assunzioni, loro dicono, sono legittime, il grado di professionalità è veramente molto alto, bisognava pensarci prima, perché il numero 35 di accreditamento è un numero veramente molto basso e quindi le oltre 200 unità, oltre 200 dipendenti dovrebbero poi essere licenziati, ne dovrebbe rimanere una parte, avete sentito, su 35 accreditamenti potrebbero rimanere solo 60-70 dipendenti, gli altri, e quindi loro dicono bisognava pensarci prima. E poi per quanto riguarda il martedì prossimo, la data dell'incontro del rettore con il governatore, con il prefetto, loro dicono ci sono stati tanti incontri ma non si è risolto mai nulla, questo sarà uno dei tanti incontri in cui non si risolverà mai nulla, quindi è un tunnel senza
uscita. Questo è quello che ci hanno riferito. Noi staremo sulla notizia, anzi martedì prossimo verremo qui a Catanzaro per capire che cosa uscirà fuori da questa riunione, se si potrà salvare finalmente la Fondazione Tommaso Campanella.